perché vorrei sentire anche il professor. Alle 7:15 abbiamo il collegamento, è già pronto. È già pronto lui. Già. Valerio, un abbraccio, ci sei? Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno. Prima di farti dire quello che devi dire e quello che soprattutto voglio capire qual è questa denuncia, io lo so perché l'ho firmata, ma quella che tu hai detto, senza leggere perché è troppo lungo, per l'amor di Dio, io voglio far vedere i servizi che mi è arrivato. Riesci a stare in linea finché faccio vedere il tuo servizio? Certamente. Quello di Malvezzi, Roberto, vedi sotto, verso la fine, è scritto Malvezzi. Sei riuscito a trovarlo? Questa mattina parlavo con una signora che potrei definire una mia cliente, una mia ex cliente, una mia ex allieva, una commercialista, ma forse sarebbe più semplice definire un'amica. Siamo in modalità casa. Dopo tanti anni che svolgo la professione non mi ero mai trovata in una situazione del genere. Diciamo che in questo periodo sto riscoprendo la vita, sto riscoprendo la possibilità di fare le cose con calma. E forse in questo momento è necessario rimettersi un po' in discussione, vedere effettivamente quello che è prioritario, quello che è importante. E in questi giorni è un susseguirsi di sentimenti alternati tra rabbia e paura. Questi giorni provo un grande senso di solitudine. Stamattina ho lavorato tutta la mattina perché i clienti chiaramente hanno bisogno di essere assicurati, di essere confortati. La rabbia perché questo virus è stato trattato fin dall'inizio da molte persone a me vicine con troppa superficialità e anche io ho fatto lo stesso. Siamo abituati a fare un po' quello che vogliamo, usciamo, siamo liberi, siamo anche un po' schiavi del nostro lavoro, schiavi dei nostri tempi, schiavi dei nostri bisogni. È un periodo duro, pesante, sono molto preoccupata. Cambieremo le nostre abitudini sicuramente, da quelle alimentari a quelle lavorative. I negozi sono chiusi, i clienti hanno chiuso le loro attività. Non sono preoccupata per me, sono preoccupata per loro, sono preoccupata per le mie ragazze. Ho paura che, questo mese io gli stipendi li ho pagati, non so se ce la farò a pagare il prossimo mese. E tocca ricorrere le scadenze, i decreti non sono chiari, sono scritti in burocratese antico. Ci servirà per capire dove andiamo veramente, qual è il nostro obiettivo nella nostra vita, e non è sicuramente quello di stare 14 ore al lavoro. E quello che si prova è un grande senso di impotenza. Comunque assisterli, devo comunque esserci e cercare di portare avanti questo periodo. I giorni stanno passando, quindi la paura va scemando, ma ne subentra un'altra, quella del futuro. Sono preoccupata per mio padre, mio padre è una persona anziana, ha 84 anni, e anche oggi vuole uscire per andare a prendere il giornale. Avremo bisogno di aiuti da parte del governo, che dovrà investire tanto per permettere a tutti noi, specialmente le piccole, le grandi imprese, le medie, ma specialmente l'impresa privata, di rinascere. Stare a casa mi fa strano, mi mette un po' di angoscia, però la fortuna è che almeno un cane posso uscire con lui. E lui mi dice: stai tranquilla perché io mi copro bene. In questo momento siamo a casa, stiamo comunque lavorando, stiamo costruendo, stiamo pensando, stiamo studiando. Penso che gli italiani siano delle persone piene di risorse, lo siamo sempre stati. Noi siamo grandi, siamo forti, siamo una squadra e quindi non molliamo e teniamoci sempre in contatto. Tutto sommato sono abituata a rimboccarmi le maniche e lo farò anche questa volta. Sicuramente non mi ammalo. Dai, era una battuta. Ciao. Non siete qui per fare i bilanci delle aziende, ma siete qui per realizzare i sogni delle persone.
abbastanza anche commovente, diciamo, professor Malvezzi, vedere la situazione che si è venuta a creare. Come la stai vivendo, il professor Malvezzi? Ma non sapevo che stamattina mandavi quel video. In estrema sintesi, qualche giorno fa ero in rete. Come la sto vivendo? La sto vivendo come tutti gli italiani, in quarantena, nel senso che siamo, per quanto riguarda la mia attività, è un'attività che svolgo nel cosiddetto smart working, come dicono, cioè praticamente devi stare in casa, eccetera. Allora ho pensato di rimanere in contatto con la rete dei miei commercialisti, che è quella che abbiamo realizzato in questi anni, e quindi ho mandato un messaggio che era in realtà una chat privata. In quel video è stato tagliato qualche fotogramma all'inizio, qualche fotogramma alla fine, e poi dentro è stato inserito invece la testimonianza di risposta che è stata data dalle mie commercialiste, quelle che fanno parte della rete dei finanzialisti. Come la sto vivendo? La sto vivendo come ci chiediamo in quel video, cioè cosa possiamo fare per gli altri in questa situazione, perché le aziende sono ferme, perché come dice quella commercialista in quel video, per questo mese ho pagato gli stipendi, ma il prossimo non lo so, perché le aziende stanno chiudendo e via discorrendo. Allora io ho deciso di agire in due strade: da un lato pubblico, quello di fare una lettera di denuncia all'Europa; da un lato privato, quello di fare delle lezioni gratuite ai commercialisti e agli imprenditori. Le lezioni gratuite sugli obiettivi della nostra vita, che come dice un'altra finanzialista non sono quello di fare dei bilanci per le aziende, ma sono di aiutare a fare i sogni delle persone, perché prima o poi il coronavirus finirà, insomma. Quindi ho pubblicato delle lezioni gratuite per commercialisti sul sito www.strumenticommercialista.it, e poi ho fatto delle lezioni gratuite per gli imprenditori invece sul sito www.afimpresa.it. Sono due cicli di lezioni che io in questi giorni di coronavirus come lo sto passando? Lo sto passando così, denunciando l'Europa, e tra l'altro c'è anche una petizione che in questo momento, io non sono stato a guardare, ma credo che ieri fosse già firmata da circa 4.000 persone, che è una petizione dal titolo appunto "Io accuso l'Europa", e se vuoi ne dico qualche parola brevissimamente, e facendo invece delle lezioni gratuite per la gente, per i commercialisti e per gli imprenditori. No, ma quello che, al di là di quello che è scritto sull'accusa, io quello che voglio chiedere, la gente vuol sapere, che senso ha che noi si resti in questa unione, cosiddetta Unione Europea? È unione, ma come si sta comportando l'Europa nei nostri confronti? Ma io l'ho già detto tante volte, e in quella lettera che circola in rete l'ho spiegato in modo molto chiaro. Come si sta comportando l'Europa? Non c'è, cioè, voglio dire, l'Europa è un'astrazione concettuale nella quale noi viviamo come una colonia. C'è la Germania che mette a disposizione strumenti che sono mille volte superiori ai nostri, 10 volte superiori ai nostri, 100 volte superiori ai nostri, cioè parliamo di unità di... L'Europa non c'è, è l'egoismo più totale, questo è il punto, ciascuno fa per sé e Dio per tutti. Non esiste l'Europa, di che Europa parliamo? Ma poi voglio dire, io ho sentito parlare dei deputati, dei senatori italiani, di vendere praticamente le spiagge, di mettere in pegno le spiagge agli aeroporti italiani, di mettere in pegno il Palazzo Chigi e Palazzo Montecitorio, non so se l'hai sentito, no? Quindi quando uno sente queste cose qua è palese, no? Cioè sono 10 anni che io denuncio questa cosa, hanno voluto svendere il nostro paese nel momento del coronavirus, quando la gente, io vedo delle scene che mi fanno venire il ghiaccio nelle vene, cioè quando vedo della gente che piange davanti alle banche perché non hai soldi per fare la spesa, le avrai viste anche tu, no? Ecco. Allora, di fronte a quella scena lì, noi ci dobbiamo inginocchiare e chiediamo all'Europa 15 giorni. Ma 15 giorni? Ma sai per fare che fa cosa? Fa in tempo a morire. Ma certo che fa in tempo a morire. Cioè la gente fa in tempo a morire. Ma per fare una cosa che ci basterebbe 15 minuti, che non vogliono fare, e cioè stampare del denaro.
che dal momento che non possiamo stamparlo perché non abbiamo più la lira, basterebbe mettere dei BTP in una situazione di urgenza che compra quella signora che si chiama Banca Centrale Europea. Punto. Questo significherebbe dare domani mattina, pagare gli stipendi e mettere i soldi nelle tasche degli italiani. È così difficile? No che non è difficile. Perché non lo vogliono fare? Perché altrimenti si capirebbe il trucco, e cioè che per dare da mangiare alla gente basterebbe cliccare un bottone, ma si creerebbe un precedente pericoloso. Loro hanno paura di una sola cosa, che si chiama uscita dell'Italia da questa gabbia di matti, da questo terrificante lager nel quale ci hanno messo. Con la Germania, lo ricordo a tutti, perché chi ha qualche anno in più, chi se l'è sentito raccontare dai nonni, la Germania fece una roba che si chiamava guerra mondiale, e nel 1953 la Germania ottenne il taglio del proprio debito pubblico di circa la metà. Quando poi è stato, e lo ottenne anche dalla Grecia, anche dall'Italia, quando poi nel 1990 doveva pagare, noi l'abbiamo dato per buono dopo la riunificazione delle due Germanie. Quando nel 2010, 2011, 2012 la Grecia è andata in crisi, l'hanno messa alla fame, e lì sì che hanno fatto quelle operazioni che adesso noi vorremmo fare per essere come la Grecia, cioè dare in garanzia al Parlamento. Ma come si fa a dire una roba del genere? Come si fa? È vergognoso. Io non baratto la mia libertà di fronte a un dittatore, perché questa è la verità. E quindi, professore, qual è il tuo pensiero? Cosa deve fare l'Italia oggi? Cosa dovrebbe fare? Quattro cose velocissime. Uno, riportare la Banca d'Italia e la Cassa Depositi e Prestiti ad essere nuovamente enti pubblici, mentre oggi sono delle società per azioni che rispondono a soci privati. Due, riprendersi la sovranità monetaria, ad esempio emettendo biglietti di Stato, biglietti a corso legale. Tu ti ricorderai probabilmente, perché hai qualche anno in più, le 500 lire di Aldo Moro. Certo, certo, madonna se mi ricordo. E allora, che cosa facevano queste cose? Di fatto erano delle forme di finanziare direttamente lo Stato attraverso lo Stato, senza passare dalle banche. Esatto. Io qualche domanda me la faccio sul perché abbiano ammazzato Aldo Moro. Certamente quella mattina in via Fani non c'erano soltanto le Brigate Rosse, c'erano i servizi segreti di 4, 5 o 6 paesi del mondo, chiusa parentesi. E di fatto questo significherebbe bloccare quella, diciamo, trappola micidiale che si chiama MES. Non so se gli ascoltatori... Ecco, io ne ho già parlato, ti ricordi, nella tua sessione? Sì, ecco, quella del venerdì. Ma ti ricordi quando un venerdì di 2-3 mesi fa ci vedemmo e dissi attenzione a fare il MES? Se tu guardi le pagine dei giornali di oggi, ci sono parlamentari che dicono vogliamo fare il MES. Invece no, bisogna fare la sovranità monetaria, non andare a prendere i soldi a strozzo dagli altri. Sì. Terzo, bisogna revisionare il nostro debito pubblico dichiarando inesigibile il debito per speculazione. Se fosse così, cioè fare quello che io lo chiamo da anni il giubileo del debito, se fosse così noi oggi avremmo un debito che è circa il 60% del debito PIL, perché il nostro 130% di debito PIL è tutto speculativo, sono tutti interessi non dovuti pagati ai banchieri. Noi dobbiamo dire avete rotto i coglioni. Ecco. Punto numero 4 e finisco. Bloccare le privatizzazioni, le cartolarizzazioni, la svendita del nostro paese, fare l'opposto che dare impegno alle spiagge, i mari, il Parlamento e Palazzo Chigi, l'opposto di quello che vogliono adesso le forze in maggioranza al governo, che sono 5 Stelle e Partito Democratico. Bisogna fare esattamente l'opposto di quello che dicono quegli economisti lì. Bisogna abrogare le leggi invece che consentono la cosiddetta finanziarizzazione dei mercati, cioè le cartolarizzazioni, i derivati, quella roba lì, dire è merda e dichiarare esattamente l'opposto che è quello che voglio io, cioè l'economia umanistica, che vuol dire, tradotto in soldoni, che voglio vedere di più delle merde di vacca nei campi e di meno dei pezzi di merda nei mercati finanziari. Fantastico. È chiaro? Chiarissimo. Grazie professore. Grazie infinite e ci sentiremo molto ma molto presto. Buona giornata, grazie infinite. Sono consigli che io mi auguro accettino e che prendano queste persone come consulenti e che non facciano da soli questi incompetenti, questi che non sanno neanche
che cosa vuol dire essere nel posto dove sono.